hai detto scene di guerra, sangue. È stato, come hai fatto a trovare il coraggio di aiutare quei ragazzi a chiamare i rinforzi? Ma tu quell'attimo là ti deve venire per forza il coraggio. Non esiste che io devo vedere i bambini così a terra, cioè pieno di sangue, gente che avevano le lamiere addosso, i calcinacci addosso, ma è stato orribile, brutto. Quanto è durato prima che arrivassero i soccorsi? I soccorsi, diciamo, l'ambulanza dopo 20 minuti, mezz'ora, però i bambini non c'erano più, perché sono stati già soccorsi dalle macchine private, auto private, che il tempo che arrivavano non c'era tempo. Cioè non c'era proprio il tempo per aspettare l'ambulanza. I residenti evacuati sono circa 800, di cui almeno 300 minori. Nel caso in cui non ci sarà un rientro da parte di tutti, la Protezione Civile regionale e il Comune di Napoli hanno già individuato delle strutture alloggiative alternative. La Vela è presidiata dalle forze dell'ordine, all'esterno un centinaio di persone. Stavamo cenando, avevamo le porte aperte per il caldo, ad un tratto abbiamo sentito un boato fortissimo come un terremoto. Poi un rumore a ripetizione, erano le impalcature di ferro, racconta una ragazza, mentre accanto a lei un uomo annuisce e aggiunge: sembrava una batteria di fuochi d'artificio, siamo scappati tutti, è stato terribile. Ascoltiamo. La famiglia è troppo distrutta e siamo tutti con questa famiglia, perché nessuno si credeva una cosa del genere. Vedere quei bambini là sotto, non oso immaginare le altre persone là sotto che cosa stavano facendo. I crolli che sono successi non ce l'aspettavamo, perché noi che abbiamo famiglie all'improvviso vediamo che crollano delle passerelle con bambini e uomini grandi con coppia, cioè non ci aspettavamo proprio un fatto del genere, che cadeva tutto giù. Non è che ci possono buttare in mezzo a una strada, certamente loro sapevano che erano pericolanti. Ho visto la bambina in braccio a uno dei papà che soccorrevano, mi sono resa conto della tragedia. Finché sono arrivata sul posto e sentivo urlare non ci volevo credere. Quando poi ho visto la bambina in braccio a uno dei papà, lì sono crollata.